Buongiorno a tutti e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Oggi è una giornata uggiosissima, spero che la luce ci assista e avevo voglia di fare qualcosa di leggero e divertente, quindi vi porto un book tag. Questo l'ho visto sul canale di Miss Tiffany Books. Lei diceva che lo aveva già visto un po' in giro, onestamente io non ancora, però ho colto l'occasione, anche se come sempre non sono stata taggata, per riproporlo a mia volta e ovviamente invitare chiunque voglia partecipare a realizzarlo. Dunque, questa volta rispetto al solito ho le domande nel cellulare per comodità e per velocità. Comunque si tratta del Reader's Problems Book Tag, ovvero i problemi del lettore Book Tag. Sono 11 domande molto azzeccate, direi, rispetto ai problemi di noi lettori e in particolare in alcune mi sono proprio sentita chiamare in causa, però vi dico la verità, le ho lette molto velocemente per non cominciare troppo a pensare a delle risposte, perché mi piace l'idea anche di rispondere in maniera molto spontanea. A quanto ho visto, non ci sono libri specifici da nominare, quindi si parla più di abitudini e appunto piccole problematiche della nostra vita di lettori. Cominciamo subito con la prima domanda, che è: hai 20.000 libri nella tua TBR, come diavolo decidi cosa leggere dopo? Già da questa cominciamo subito, veramente subito a chiamarmi in causa. 20.000 libri nella mia TBR, ok, è un po' esagerato, però ne ho veramente tantissimi. Il modo in cui io cerco di aiutarmi in questo è proprio realizzare i video TBR, perché per me sono il momento che, tra virgolette, mi obbliga in senso buono, perché tra l'altro è una delle cose che mi piace di più fare, a sedermi un attimo, guardare la mia libreria e iniziare a pensare a cosa mi piacerebbe leggere dopo. Non esiste, secondo me, una necessità assoluta di fare delle TBR, però il mio problema è che avendo tanti tanti libri, tendo un po' a dimenticarmi di libri che magari avevo molta voglia di leggere, ma semplicemente perché magari non ce li ho davanti agli occhi o perché nel frattempo ho comprato qualche libro nuovo, tendono un po' a venire dimenticati. Quindi il momento in cui mi siedo e penso alla TBR del mese, per me è anche il momento in cui metto a fuoco tutti quei titoli che magari appunto volevo leggere e non ho mai letto, aspettano un po' in attesa da qualche parte, sono in un punto della libreria meno visibile e quindi me li sono un po' persi. Questo è per me il modo di stilare una TBR che mi aiuti anche un po' a tenere d'occhio i libri da leggere. Domanda numero 2: sei a metà di un libro e non lo ami, abbandoni o ti impegni? Questo dipende, secondo me, posto che veramente non ci si deve mai, secondo me, imporre di leggere un libro come se fosse un compito da portare a termine, però dipende un po' da quale livello di non amore stiamo parlando. Se si tratta veramente di un libro che secondo me ci infastidisce, l'ho detto anche altre volte, credo, ci infastidisce, non ci piace, ci sembra in generale una perdita di tempo, io sono totalmente per l'abbandono. Dal mio punto di vista, però, quando non riesco ad essere proprio sicura che sia un libro che non mi piacerà in assoluto, quando magari c'è la speranza che il libro si riprenda più avanti, quando magari il problema è molto specifico, per esempio non amare un personaggio oppure non amare tantissimo lo stile dell'autore, io cerco di andare avanti perché mi dico che magari ci sarà poi una svolta o un momento in cui non mi pento, ecco, di essere andata avanti. Quindi questa per me è un po' la distinzione. Da un lato quelle letture che non ce la puoi fare e sono veramente una perdita di tempo, e dall'altro quelle che non ti prendono da subito, non ti appassionano magari per qualche motivo in particolare, ma che forse con un pochino di tempo e dedizione si possono ancora riscattare. Domanda numero 3. La fine dell'anno sta arrivando e sei così vicino, ma così lontano nella tua sfida di lettura di Goodreads. Cerchi di recuperare e come? Allora, lo scorso anno questa cosa mi ha fatto sorridere da morire, perché nei vari gruppi di lettura, gruppi di lettori, ecco, non gruppi di lettura, su cui sono pagine che seguo anche su Facebook, soprattutto quelle americane, c'erano momenti di panico
di gente che il 30 dicembre diceva: mi mancano 8 libri della mia sfida di Goodreads, suggeritemi 8 libri che si possano leggere in 2 giorni. E a me veniva un po' da sorridere, nel senso, non muore nessuno se non completi la tua sfida di Goodreads. A me è successo negli anni passati, ora non ricordo precisamente quando, ma ricordo che ci sono stati anni in cui leggevo meno e mi ero prefissata magari 30 letture, arrivavo a 25. Boh, non succede niente, non ho mai avuto il panico da o l'ansia da prestazione, da sfida di lettura di Goodreads, se non ci si arriva. Magari quello che farei è pensare a qualche lettura tipo graphic novel o libri brevi per quantomeno avvicinarmi un po' di più all'obiettivo, però onestamente l'idea che in 48 ore si debbano leggere 8 libri perché così arrivi a completare la sfida anche no, ecco, insomma, quindi diciamo che sì, è bello quando ti poni un obiettivo, cercare di fare di tutto per raggiungerlo, però insomma, anche non prendiamolo come l'ennesimo compito, l'ennesima to-do list da completare nella nostra giornata, perché altrimenti secondo me non ci si diverte neanche più. Poi cosa ti ricorderai di 8 libri, ammesso che tu riesca a leggerli, di 8 libri letti in 2 giorni? Non lo so, quindi andiamo avanti. Domanda numero 4. Le copertine di una serie che ami non matchano. Come affronti? Io non posso parlare perché qui dietro ho la saga di Harry Potter e sono praticamente un po' a coppie le copertine. Ce n'è una che non c'entra niente, che era la versione di Harry Potter e il calice di fuoco per adulti, tra virgolette, quindi è tipo tutta nera con delle immagini molto gotiche. E poi ne ho due in copertina, tre in copertina rigida, tre in copertina soft che si assomigliano un po'. Non importa, per me va benissimo così. Non ho il culto della libreria che deve essere bella a tutti i costi, quindi se le copertine non matchano, le dimensioni anche nel mio caso non sono le stesse, non importa. Ho amato questi libri a prescindere dalla loro veste grafica e va benissimo così, quindi non è una tragedia assolutamente. L'affronto con la leggerezza di chi può dire di avere questa situazione nella libreria dietro. Domanda numero 5. Praticamente tutti adorano un libro che a te non è piaciuto per niente. Come ti comporti? C'è una parte di me che è sempre un po' in un angolo della propria mente questa cosa, tipo, ma magari mi starò sbagliando io, magari non ho capito niente, però dall'altro lato, onestamente, come mi comporto? Allora, non mi è ancora capitato veramente di odiare un libro osannato da tutti. Ho fatto fatica ad apprezzare libri di cui altre persone mi avevano parlato benissimo, ma onestamente, più che scambiarsi civilmente i propri pareri e soprattutto argomentare il perché, per esempio, un libro non ti è piaciuto, secondo me non c'è granché altro da fare, nel senso, è normalissimo, si tratta di opinioni personali e per fortuna le possiamo esprimere, chiaramente in maniera civile. Ma onestamente non ci vedo nessun problema e nessuna difficoltà nel appunto argomentare con altre persone che hanno amato un titolo il perché a me non sia piaciuto. Quindi tutto molto civile e maturo finché si può. Domanda numero 6. Stai leggendo un libro e stai per iniziare a piangere in pubblico, come gestisci la cosa? Mi è capitato ultimamente un paio di volte, soprattutto con gli audiolibri, con i quali secondo me è in alcuni momenti molto più forte l'impatto proprio a livello emotivo. Niente, io piango se c'è da piangere in pubblico, non è un problema. Come dicevo, una delle ultime volte mi è capitato che proprio stavo arrivando in ufficio e quindi ho potuto fermarmi un attimo, ma onestamente, se succede, cioè, ben venga. Se un libro ti emoziona a quel punto, va benissimo. Certo, è meglio quando succede nella privacy della propria casa, ma va benissimo così. Io non sono una che sente la necessità di nascondere questo tipo di emozioni. A me, cioè, l'unica cosa mi dispiacerebbe se faccio preoccupare qualcuno di fianco. Domanda numero 7. Un sequel di un libro che amavi appena uscito, ma hai dimenticato molto del romanzo precedente. Questa è la storia della mia vita con le serie TV. Rileggerai il libro? Salta il sequel? Provi a trovare una sinossi su Goodreads? Piangi frustrato.
Allora, onestamente, io credo che cercherei una sinossi su Goodreads o comunque cercherei online delle informazioni per ricostruire quantomeno a grandi linee, più o meno grandi linee, insomma, quello che mi mettere insieme, insomma, i miei ricordi del prequel e delle informazioni trovate online, che poi è un po' la stessa cosa che faccio con le serie, perché non c'è il tempo di rivedersi una serie TV prima di cominciare la stagione successiva, e più o meno con i libri funziona un po' allo stesso modo. Se non ho tantissimo tempo, un po' mi piangerebbe il cuore a rileggermi da capo un prequel. Perché è uscito appunto il libro nuovo, probabilmente cercherei di scavare nella mia memoria e in più mettere insieme qualcosa appunto da internet e cercare così un po' di fare un patchwork dei ricordi e andare avanti con la lettura. Domanda numero 8. Non vuoi nessuno prenda in prestito i tuoi libri? Come dici educatamente alla gente di no quando lo chiedono? Allora, questo non è assolutamente un mio problema perché io adoro prestare libri e non ho ancora trovato nessuno che mi abbia fatta pentire di questa cosa. Credo che se mi trovassi in quella situazione, oppure si trattasse di un libro a cui tengo particolarmente, spiegherei alle persone che me lo chiedono che magari ho avuto delle esperienze negative, o che sono molto legata ai miei libri, o che ho un attaccamento che mi impedisce di prestare i libri. Però ecco, tra, non lo so, tra persone adulte, a parte che appunto io non ho per fortuna questo problema, però conosco tante persone che la pensano così e giustamente va rispettato questo sentimento e penso che la cosa migliore sia semplicemente spiegarlo e basta, insomma. Domanda numero 9. Hai raccolto e messo giù 5 libri nell'ultimo mese. Come superare la crisi della lettura? Oddio, anche questo per fortuna, incrociando le dita, non mi è ancora successo e non ultimamente, ecco, soprattutto credo che dunque, o mi affiderei alla rilettura di un libro già letto che ho amato, in modo da in qualche modo rendere più facile il cominciare e leggere e finire un libro intero. Non credo che questo sia equivale a barare, insomma, credo che sia in una situazione di blocco del lettore un modo per riprendere confidenza con la lettura, magari già orientandosi su qualcosa che si è già letto, oppure un po' in maniera simile, orientarsi su qualcosa che sappiamo ci piacerà, per esempio, se ci piace un autore in particolare, del quale insomma un po' abbiamo letto tante cose e ci piace un po' tutto, dedicarsi ad una lettura di quel tipo. Se si tratta di magari una serie che abbiamo già iniziato, magari prendere uno di quei libri per comunque non essere completamente spiazzati al momento della lettura, oppure magari a livello di genere, se sappiamo che ci piacciono i romanzi storici, magari andare proprio a scegliere in maniera super puntuale un libro che abbia le atmosfere che ci interessano, i temi che ci interessano, per in qualche modo farci agganciare dalla lettura in maniera un po' più semplice. Ora, questo è quello che mi viene in mente così su due piedi e appunto da persona che per fortuna non ha avuto questo problema ultimamente, quindi sto solo ipotizzando delle soluzioni che probabilmente mi verrebbero in mente a mia volta se avessi questo problema. Domanda numero 10. Ci sono così tanti libri nuovi che stai morendo dalla voglia di leggere, quanti ne acquisti effettivamente? Allora, devo dire che raramente acquisto libri nuovi nel senso di nuove uscite, tendo più a recuperare nel tempo i vari libri che mi interessa leggere. In linea di massima varia molto il numero di libri che leggo, però quello che sto cercando di fare ultimamente quando si tratta non di libri usati, ma proprio di libri nuovi e di ordini che dovrei fare di libri nuovi, è tenermi un attimo lì nel tempo, quella wishlist, tra virgolette, quel carrello virtuale, e capire se magari quegli stessi libri non sia possibile recuperarli in prestito da qualcuno, trovarli usati. Quindi cerco di non comprare mai in maniera impulsiva quando si tratta di nuove uscite e nuovi libri che mi interessano, ma magari lasciar sedimentare un po' le cose e piuttosto cercare di recuperare in versione usata libri che erano già parte della mia wishlist. Quindi tendo proprio a non comprare d'impulso subito sul momento quando esce qualcosa, ma fare un attimino di
sedimentazione dei miei desideri prima di procedere. Ultima domanda, domanda numero 11. Dopo aver acquistato nuovi libri sui quali non vedevi l'ora di mettere le mani, per quanto tempo rimangono sullo scaffale prima di leggerli? Allora, questa è una cosa che varia tantissimo. Ci sono libri sui miei scaffali che possiedo da anche 7, 8, 10 anni e non ho ancora letto, e ci sono libri che entrano nella mia libreria e una settimana dopo essere stati acquistati vengono letti. Quindi in realtà, come dico sempre, non essendoci una data di scadenza, questa cosa non mi preoccupa più di tanto, a meno che non ci sia un motivo particolare. Per esempio, qualche tempo fa ho deciso di dare via un libro che avevo acquistato oltre 7 anni fa, che non avevo mai letto, ma un po' perché non sentivo mai lo stimolo di leggerlo e perché mi ricordava anche un periodo un po' particolare. Quindi in realtà diciamo che in quel caso non era solo la questione che fosse nella mia libreria da tanto, perché ci sono libri che sono nella mia libreria da molto tempo, però in quel caso c'entrava un po' anche il sentimento che quel libro mi trasmetteva. Ma in generale devo dire che tra pochi giorni e anni ed anni passano veramente periodi di tempo molto variabili. Quello che so è che spero che tutti questi libri vengano letti prima o poi, però appunto la durata della loro vita sullo scaffale prima di essere letti può essere veramente diversissima. Questa era l'ultima domanda, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, per aver passato del tempo con me in questo tag completamente improvvisato perché non mi ero preparata assolutamente le risposte. Se vi va di iscrivervi al mio canale sapete di farmi sempre un enorme regalo, io intanto vi ringrazio e noi se vi va ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!